Con Marco Martani, regista del film Eravamo bambini al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Ben trovato. Grazie mille, ben trovato Cosa hai raccontato? a te. È una storia che nasce da molto lontano, dal 2004, quando io vidi per la prima volta lo spettacolo di Massimiliano Bruno che si intitolava Zero, che era un monologo molto forte, molto emotivo. Io e Massimiliano ci conosciamo da tantissimi anni e all'epoca, negli anni 90, abbiamo cominciato a lavorare insieme nel teatro. E quando lui scrisse e mise in scena questo monologo, io già all'epoca dissi questo veramente potrebbe venire fuori un film molto interessante. Poi di acqua sotto i ponti ne è passata. Lui poi ogni volta lo riprendeva e i suoi monologhi erano sempre sold out, un po' in giro per tutta Italia. Alla fine abbiamo deciso che era arrivato il momento, insomma, di metterci le mani e di pensare a farne un film. E questo è stato un lavoro di scrittura molto complesso, perché come immaginerai, dal teatro al cinema sono due ambiti molto diversi, però è stato molto stimolante anche un percorso di soddisfazioni. Cosa avevi apprezzato di quel testo? C'era una forza narrativa dovuta non tanto al cliché della vendetta, perché poi in fondo si parla di questo, ma di quanto poi la violenza possa avere delle ripercussioni su tutti noi. Noi abbiamo un'idea di vendetta che è un po' basata su concetto quasi supereroistico, no? Oppure molta cinematografia, soprattutto anglosassone, americana, che ci porta al vendicatore, qualcuno che subisce un torto e poi lo restituisce, no? Porgi l'altra guancia, non è più così, insomma, restituisce quella violenza. E invece in questo caso noi abbiamo proprio ribaltato il cliché e abbiamo raccontato che non c'è salvezza in qualche modo, non è la strada giusta quella di dare occhio per occhio, ed è un po' quello che purtroppo lo vediamo anche guardando il telegiornale o leggendo il giornale. Questo è stato quello che ha spinto noi a mettere mano a questa storia. Nella trasposizione su cosa hai puntato? C'era questo concetto un po' anche molto complesso, siccome il testo teatrale era chiaramente un testo lineare e poi Massimiliano, essendo un monologo, lui interpretava da solo tutti i personaggi, quindi ovviamente era molto semplice nella sua impostazione anche emotiva. Allora noi abbiamo lavorato rendendo la struttura narrativa più moderna. Abbiamo costruito tre piani temporali alternati, quindi non come flashback, ma proprio come tre linee temporali che si intersecano tra di loro per poi arrivare fino alla fine a un unico momento che farà capire allo spettatore quali sono nello spazio-tempo le cose che stavano guardando, e quindi dando alla storia anche un'impostazione più climatica, no? Cioè raccontando queste storie dall'inizio, però piano piano, come se fosse un puzzle che si costruisce scena dopo scena. La scelta del titolo? È molto tematico, perché in fondo eravamo bambini, è il momento in cui c'è quella spensieratezza, quella meravigliosa oasi che tutti noi ricordiamo, magari quando andavamo al mare, che avevamo il nostro gruppo di amici, e che nel nostro film, in questo caso, viene bruscamente tranciata proprio da un fatto di sangue così grave che traumatizza un po' questi bambini. E quindi da quel momento il ricordo dei bambini, appunto, è soltanto un ricordo, cioè diventano improvvisamente grandi, diventano qualcosa che, in cui la fanciulletta, appunto, rimane soltanto un ricordo, un bel ricordo che i nostri protagonisti hanno come punto di contatto tra di loro, perché poi dopo quel fatto di sangue non si sono mai più visti per 20 anni. E quindi ritornare insieme è un po' come ritornare a quei bambini che erano all'epoca. In quante sale uscirà? Credo tra i 50 e le 100 sale, chiaramente è un'operazione anche cui la distribuzione crede, proprio perché è un'operazione anche un po' coraggiosa, lavorando con un cast tutto piuttosto giovane e anche molto sulla rampa di lancio, e quindi non avendoci, diciamo, dei nomi di cartellone così eclatanti, stiamo spingendo sul fatto che comunque sia una storia emotivamente molto coinvolgente, e quindi questo è un po' l'obiettivo della distribuzione. Il film Eravamo bambini al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Martani.
A presto. E grazie a te. Grazie mille.